tutto a posto, perché ci ha fatto preoccupare alla fine. Sì, sì, tutto bene. Sono stati dei crampi molto forti e non sono riuscito a gestirli alla fine. Mi hanno, diciamo, dato filo da torcere perché la gamba sinistra era veramente tanto forte. Poi ero preoccupato che, sai, potesse durare un po' di più la partita e non credo che sarei riuscito ad andare avanti. Però per fortuna poi è finita e dopo un po' sono passati. Io credo, e correggimi se sbaglio, che sei l'unico biancazzurro che non ha saltato un minuto in campionato. Non lo so, credo di sì. Hai bisogno di riposo con Auteri domenica prossima? No, mi fa piacere l'impiego che sto avendo, mi alleno per riuscire a dare sempre il mio contributo e essere presente in campo insieme ai miei compagni. Questo è un grande gruppo, mi piace il modo in cui si lavora, quindi spero di riuscire a smaltire bene questi crampi. Comunque, ecco, insomma, una cosa normale, niente di che. Non mi sono dimenticato, te lo chiedo, quanto pesava quel rigore, quel pallone che hai preso in mano e che hai tolto dalle mani di Cuppone? No, guarda, a dire la verità, non ci ho pensato molto. Diciamo che ci sono delle gerarchie, c'è Facundo che è il primo rigorista, poi insomma, quando ho visto che Lesca era uscito, sono andato a prendere il pallone essendo il secondo rigorista, poi dopo Cuppo, insomma, non ci sarebbe stato problema a lasciarlo a Gigi che è molto bravo, solo che me la sentivo di calciarlo e quindi insomma io sono presentato sul dischetto. Allora, Cancellotti, lo scorso anno la linea difensiva del Pescara era criticata da tutti, subiva gol, concedeva occasioni a grappoli. Quest'anno Cancellotti non è uscito un minuto. La linea del Pescara è una delle migliori, se non la migliore del campionato. Hai fatto due gol, hai regalato assist. Spero di continuare così. Sono contento sia per la mia, diciamo, le mie prestazioni personali, ma soprattutto per, come hai detto tu, le prestazioni di squadra che insomma, dove si vede che siamo un gruppo compatto, un gruppo che si sacrifica. Questo è grazie non solo alla fase difensiva, ecco, dei difensori, ma grazie anche al lavoro dei centrocampisti e degli attaccanti che, diciamo, sono i primi a difendere, ad attaccare e si fanno veramente un grosso sacrificio per dare una mano a noi difensori, ci permettono di rimanere alti, di essere aggressivi e quindi complimenti a tutti perché c'è davvero tanto sacrificio con questa squadra. Una domanda per Tommaso Cancellotti da studio. Fabio. No, io domanda sulla partita, chiaramente oramai abbiamo detto tutto. Volevo dirti che secondo me l'anno scorso è stato un po' penalizzato anche dal fatto che magari c'era Zappella che era un buon giocatore e stai dimostrando tutte le tue qualità, le tue prerogative in questo ruolo che secondo me ti si addice alla grande. Tra l'altro non è un dettaglio, Enrico ha segnato con la fascia di capitano. Allora, Massimo intanto sottolinea che hai segnato quella fascia da capitano e non è un dettaglio. Fabio Ferraresi, ricordando lo scorso anno che magari era un po' penalizzato dall'ottimo campionato che stava facendo Zappella, io mi permetto di aggiungere che magari per l'idea di calcio di Auteri i difensori fanno fatica. Guarda, onestamente ti dico, Davide è un gran bel giocatore, quindi è stata una competizione sana, siamo molto amici e diciamo che forse in una difesa a 3-4-3 mi trovo meglio braccetto che piuttosto che esterno. Poi ci sono modi e modi di giocare, magari il modulo del mister Auteri si sposava un po' più con Davide rispetto che a me. Diciamo che domenica prossima non sarà lo stesso muro giallo della Gelbis. Diciamo che oggi la Gelbison è stata veramente una bella squadra, ha giocato a calcio, ha provato a fare la partita in determinati momenti, noi siamo stati bravi perché è una squadra di valore, è normale che noi siamo stati bravi ad aspettare, a trovare il momento giusto per fargli male, quindi siamo molto contenti perché la Gelbison è veramente una bella squadra. So che devi andare, ma ti chiedo una cosa con il sorriso, è vero che adesso inizia la partita più difficile per te?
con il piccolo che vuole segnare, vuole... Ora inizia la vera partita, diciamo che i chilometri veri iniziano adesso, perché viene al campo e invece di scaricarsi si carica, e quindi mi aspetta un'altra 2-3 ore di partita. Quanti anni ha il piccolo? 2 anni e 4 mesi. Bocca al lupo, Tommaso, complimenti.